delle abitazioni, qualche abitazione sì. La situazione è tragica. Mi sento male. Mai visto una situazione del genere? Mai. Le persone sono state messe in sicurezza? Le persone sono state messe in sicurezza. Grazie. Antonio, qual è la situazione al momento? Al momento è tutto, sembra tutto sotto controllo, a parte due abitazioni del centro che purtroppo sono state incendiate. E veramente sembra uno scenario da guerra. Noi ringraziamo tutti i comuni vicini. Momenti davvero drammatici qui a Melita dello Rosmarino. Davvero una situazione drammatica, la parola più adeguata. Sì, la gente è stata messa in sicurezza. Il gruppo dei ragazzi della protezione civile, del gruppo dei Noise che hanno messo già delle persone, hanno fatto evacuare e messo in sicurezza. Ma te sei passato? Dimmi Antonio! Oh sì, oh. Adriano! Adriano! Oh. Per il tetto com'è la situazione? Sul tetto sbagliato. A posto? Abbiamo svuotato quello. Sei riuscito? Sì, però se c'è un po' d'acqua. Ma da là riusciamo a mandarla poi, boh, ora vediamo. Ora vediamo se riusciamo a mandare a comune. La situazione qua è un po' critica perché qua già qualche abitazione sta andando in fumo e praticamente è un po'. Adesso i vigili del fuoco, meno male, sono intervenuti compatibilmente con gli impegni che ci sono sul territorio, perché abbiamo un territorio, una provincia sotto assedio da fuoco purtroppo, però la cosa grave è che non si doveva arrivare a questo punto. Da ieri mattina che Melitello è sotto devastato da questi incendi e oggi purtroppo è nel centro storico del paese. Siamo molto preoccupati, meno male che ora stanno intervenendo un po' tutte le forze, dalla forestale sono tutte presenti, vicino del fuoco, speriamo di salvare le case. E coloro che sono stati fatti evacuare alloggeranno qua nella struttura delle suore, circa 14 posti letto per dare assistenza e le persone che hanno dovuto lasciare le abitazioni.